Eccoci qua nuovamente, signore e signori. Siamo tornati ancora una volta qua su PG Esports, Giovannetti e Sroxas. Dopo aver assistito a una partita strana, mi sento dire molto strana, perché si potrebbe dire uno stomp di Movistar Riders, che però non hanno stompato davvero, perché anzi hanno anche rischiato di perderlo questo game, nonostante tutto quanto. Fnatic Rising che ci hanno provato in tutti i modi a non vincerla, e alla fine ci sono anche riusciti, e vedremo cosa succederà in questo secondo game, perché mi dispiace essere così duro, perché l'ho detto, ci sono alcuni giocatori che osservo da vicino, mi piace proprio vedere dei Fnatic Rising come Dejor e Bin, però è mancato tanto, è mancato qualcosa, e purtroppo non sono questi Fnatic Rising che possono ambire a fare di più di questa top 8 New Masters fino adesso. Mi permetto di dare una definizione diversa a questo match. Dimmi se sei d'accordo o no. Vai. Tu hai detto un game strano, io dico un game di Ken in top lane. Può starci? Sì, Che ne pensi? Perfetto. era un PvE praticamente di Kennen, assolutamente. Sì, un gangplank nelle mani di Pride, il top laner dei Fnatic, che purtroppo non è stato assolutamente all'altezza delle aspettative, specie dopo l'ultima giornata. Di quei gruppi che abbiamo visto veramente ormai da poco, in cui si sono giocati addirittura uno spareggio con i BIG e in cui questo stesso Pride ci ha regalato veramente tanto. Alla fine lo abbiamo ricordato, è stato top damage da parte dell'intero team, ha trovato comunque degli ottimi barili, tanto danno, delle belle ultimate, ma non è riuscito a capitalizzare su una singola kill fino alla fine dell'intero match. Questo ha lasciato la sua formazione un po' orfana di quel punch-in, di quella utilità maggiorata di un gangplank nelle fasi di late game, perché eravamo ormai all'alba del 35esimo minuto quando è esploso il Nexus dei Fnatic Rising, e Sì. questo è stato naturalmente molto importante per la loro sconfitta. Un altro punto su cui non ci siamo soffermati, però, è che c'era un Ryze estremamente fiddato, un altro campione che fa del late game il suo signature moment, e c'era un Ryze che non è mai andato in split push sulle corsie laterali. Letteralmente, credo neanche una volta. Andava in qualche occasione a depushare una wave o due, ma poi doveva sempre tornare perché o veniva triggerato un fight, o c'era un obiettivo da andare a prendere, o veniva ucciso e quindi c'era tutto il tempo del respawn. Ma non è questo il ruolo di un Ryze all'interno di una composizione come quella che i Rising avevano messo dalla propria. Per C'è quanto Venzer stata. ci abbia provato, non è stato a sufficienza. Era una Tristana che ha trovato dei begli inserimenti, dei bei salti, dei bei reset, delle belle granate, ma non è stato abbastanza per riuscire in qualche modo a ribilanciare le sorti di un incontro in una partita in cui non hai né il top laner né il mid laner. C'è stata un'occasione in cui ho split pushato, ovvero quando c'è stata l'evocazione del messaggero in corsia centrale, e lo stavi dicendo anche tu, era un momento in cui i Riders stavano faticando, quindi quel messaggero non aveva trovato la doppia testata dopo aver abbattuto la prima struttura in corsia centrale già molto bassa in HP, non stavano cercando di fare altro in quel momento e semplicemente. Ryze stava sì trovando qualcosa, ha trovato una torre, ha trovato parecchio farm e aveva, se non sbaglio, in quel momento 20 milioni di differenza rispetto all'avversario, ma quello è stato il peak di Dejor nella partita, quello è stato il momento, l'apice di questo Ryze. Poi c'è stato veramente poco altro da parte sua all'interno dei fight, ma i fight sono stati completamente terreno di gioco dei Movistar Riders e basta, con quel Kennen in particolare, e vedremo cosa succederà in Champion Select nella prossima draft, perché piccolo spoiler, i Fnatic rimarranno blue side, hanno scelto di rimanere da questo lato della mappa, quindi qualcosina necessariamente dovrà cambiare e potrebbe essere proprio sul binomio Ryze-Kennen che ci potrebbe essere il trade più interessante, probabilmente. Già dai primi ban vedremo quali saranno le intenzioni dei due team, perché adesso i Fnatic lo sanno. Se prima hai scelto un Ryze come power pick da B1 e hai permesso ai tuoi avversari di selezionare Kennen e poi di farci quello che abbiamo visto tutti quanti, e beh, forse andrai a cambiare quelle che sono le tue priorità arrivati a questo punto della serie, no? Vuoi andare Forse. quantomeno o a first pickarlo, dando però così la possibilità ai Movistar di andare a giocarci attorno, di andare a prendere dei counter pick molto interessanti. Abbiamo visto già qualche tempo fa che prendere un Olaf in 2 Kennen è qualcosa di molto interessante, perché tutta la frazione di stun di quel turbino elettrizzante vai letteralmente ad ignorarla grazie al tuo Ragnarok.
è un jungler molto proattivo e che può infastidire particolarmente un top laner come il nostro Yordle. Ma signore e signori, siamo in Champ Select, ce lo dirà soltanto questo. Quelle che saranno le differenze. Xin Zhao Ryze, bannati dai Fnatic, non vogliono permettere ai Movistar di riportare dalla loro nelle mani di un giocatore esperto come Maxlore un jungler così proattivo. Ryze, stesso discorso, c'è Kensuke che lo ha giocato parecchio all'interno di questi U-Masters e non vuoi andare a rimetterglielo in mano. Kennen, rimosso all'istante, non vuoi andare a perspiccarlo. Ma dall'altro lato Aphelios e Nidalee, quindi ancora a togliere questo pick dalle mani di Bin, e ancora una volta per Nidalee rimossa dalle mani di Maxi. Hanno già giocato questi Fnatic la combo Nidalee Renekton, non vuoi andare a permetterglielo, infatti rimuovi addirittura anche Jayce. Sono stato un po' abituato ultimamente, due parole da dire su quelle sin tra poco, ma prima voglio fare questa piccola parentesi. Sono stato molto abituato ultimamente a vedere le serie LCK con i team che non cambiano draft da una serie alla, da una partita all'altra. Questa rivoluzione dei Fnatic è colossale, considerando che siamo in un game 2. Era necessario prendere dei provvedimenti, cambiare qualcosa, ma quei tre pick sono veramente una cosa così grossa. Mi aspettavo il pick di Viego e anche quello di LeBlanc, a dire la verità, ma quelli sì, è molto importante, perché è uno dei ban più effettuati da Fnatic Rising in questo U-Masters, ma ciò ha permesso comunque a Maxi di giocarlo ben 5 volte, questa è la sesta, quindi attenti a come può pilotare questo campione, perché se la sa cavare molto bene. Ma Dayor stavolta, un'altra volta per presenza di mappa, senza neanche venire contestato, perché non c'è Ryze, c'è Twisted Fate per lui. Dall'altra parte Varus per Bin. Abbiamo visto Tristana che doveva essere aggressiva, con Varus non puoi non esserlo. Serve qualcosa di diverso e Bin avrà in mano il potere per farlo. Avrà tanto range, avrà tanto poke in mano, potrà andarsi a gestire una fase di corsia in maniera decisamente egregia, ma quella, caro Giovannetti, è una risposta decisamente interessante. È una Kalista, mi aspetto tanta priorità adesso su Thresh per quanto riguarda la nuova fase di ban, perché lasciare in mano ai Movistar un duo del genere in corsia inferiore dopo aver visto come Venzer e Dual sono riusciti a bistrattarti nella partita precedente sarebbe probabilmente uno scavarsi la fossa da solo. E infatti vediamo che, proprio come prima, rimossi due support già in apertura, Brom da un lato, Leona dall'altro, potevano entrambi fare la differenza. C'è ancora Rakan che gira libero per questa mappa ed è un qualcosa che potrebbe arrivare. Addirittura Thresh viene bannato dai Movistar, lo sappiamo, con Varus, essendo quest'ultimo un tiratore che un po' come Aphelios manca di mobilità e che ha quindi bisogno di riposizionarsi in delle situazioni difficili, è molto utile quel passaggio scuro, quella W, vuoi andare a metterla dalla tua? Viene rimosso istantaneamente. Adesso Rell per concludere la pratica, quindi quei support un po' più tanky a parte Nautilus sono stati rimossi praticamente tutti quanti, ma rimangono delle alternative estremamente valide. Abbiamo visto una Kalista venire affiancata addirittura da Maokai, considerato che ci troviamo in 11.16, oppure potrebbe essere addirittura un set, lo sappiamo, Flexpick tra la top lane e la corsia inferiore. Vai a mettere in difficoltà i Fnatic Rising assicurandoti una sorta di doppio flex, perché hai anche il counter pick sull'R5, quindi molto intelligente come manovra da parte dei ragazzi spagnoli. Ma dall'altro lato, quello potrebbe essere il ritorno di Tahm Kench in questa fascia competitiva, molti cambiamenti anche per lui, ma invece no, si preferisce optare per un Gangplank e per quello che sembrerebbe finalmente il support più proattivo, più da playmaking che in questo momento conosciamo, che è proprio Rakan. Non c'è Xayah sulla mappa, per quanto sia una combo che abbiamo visto rinnovarsi ultimamente, ma insieme a Varus, insieme ad un TF, insieme ad un Lee Sin, puoi permetterti delle bellissime iniziative proprio con questo support. Ed è uno dei campioni preferiti storicamente da Rax, quindi questo non mi sorprende davvero. Avresti potuto scegliere qualcosa di più difensivo, ma sarebbe andato veramente troppo contro l'identità del giocatore più che di quello che serviva alla comp, quindi questo ha senso. L'over su Ornn è molto interessante, perché non hai una composizione che vuole arrivare al late game, e Ornn non è un matchup comodo da giocare contro Gangplank, quindi è molto particolare. Ok Marky, rimane
vera la questione, non vuoi andare a giocare necessariamente un tank contro Gangplank, ma Cho'Gath, quanto tempo che non vediamo Cho'Gath, e non me l'aspettavo oggi sinceramente, visto che tra qualche giorno c'è D'Antonio nei Vodafone Giants, mi aspettavo che sarebbe stato lui a tirare fuori il suo signature pick, ma va benissimo qua avere questo lucertolone del vuoto. Rispondi benissimo al poke di Gangplank perché hai quel sustain. Sì. Riesci anche a trovare dei bellissimi controlli e finalmente vai ad inserire il primo elemento della tua draft che può funzionare bene in late game. Perché per quanto riguarda il resto, è quasi una Sinner comp, caro Giannetti. Non ne vedevamo da tanto tempo, ma considerata quella LeBlanc, considerata specialmente quella Kalista, rimaneva un po' soltanto Viego, il quale però, lo sappiamo, ha bisogno di snowballare già dall'early to mid game, altrimenti in late si trova a fare molta difficoltà nel gestire i suoi avversari. Mi piace la scelta di questo Cho'Gath, te lo ripeto, perché ti permette di avere un ulteriore frontline, ti permette anche di andare in combo in maniera perfetta con quella Kalista, trovando del peeling, andando a silenziare ad area, crescendo sempre di più, divorando i minion e poi i campioni o gli obiettivi leggendari. È una draft ancora una volta particolarmente intelligente dei Movistar, ma questa volta bisogna fare i complimenti anche ai Fnatic, perché quel Pride e quel Deior hanno tanta mobilità globale e possono permettersi con le proprie supreme di andare anche in combinazione ad aiutare quelli che sono i loro compagni di squadra. Un support veloce da playmaking come questo Rakan, aiutato dalle eventuali catene della corruzione di Bin con il suo Varus, possono fare veramente la differenza. E signori, siamo nuovamente in game con Dual che va a zonare Rax via da quel cespuglio e si mette a fare un po' di addominali al centro della bot lane. Ma come sempre fateci sapere la vostra preferenza e chi volete veder vincere in questa partita tra Fnatic Rising e Movistar Riders, se volete gli spagnoli sul match point o se volete una serie ancora bella prolungata. E parlando un po' di composizioni, parlando un po' mentre do un'occhiata alle rune, e non c'è nulla da segnalare su quel fronte, c'è un'altra cosa da considerare per quanto riguarda i Movistar Riders. Non hai bisogno del jungler per andare a prendere gli obiettivi. Hai Cho'Gath e Kalista, e quindi hai un Viego che è liberissimo di andare a generare il terrore sulla mappa nei confronti degli avversari all'interno del suo sentiero della mietitura, della sua mista, la nebbia che va a generare. Quindi mi piace molto, vedremo se riusciranno a giocare attorno a quella particolare spell in questo setup, ma qua inizia un po' di Varus gameplay con le frecce, la pioggia di frecce da lontano, il sustain diminuito e tutta l'oppressività che quel campione può mettere dalla sua. Hai detto proprio bene riguardo Viego, Maxlor dovrà fare della presenza sulla mappa mentre i suoi compagni prendono da soli degli altri obiettivi, un po' il leitmotiv di questa partita. È necessario indurre i tuoi avversari all'errore e puoi farlo facendoti vedere, mostrando il tuo jungler magari in top lane, mentre in realtà quel Cho'Gath con una rotazione sta lì che prende il Drake e in qualche modo trova del cheating tempo su questa mappa. Può farlo, attenzione a Marky però, proprio lui. Marky rischia di morire qua semplicemente perché se trova una buona combo Pride non ci riesce, ok? Salva la vita di questo Cho'Gath grazie anche alla presa dell'immortale che lo va a curare un po' oltre alle pozioni. Quello era il classico Gangplank livello 2 che ti cammina in faccia e tu non puoi reagire in nessun modo perché premi Q, ma non puoi reagire neanche a un flash facce sfasciate così bello da parte di Dual, che però non porta a niente. Le Haymaker per rispondere un po', alla fine il trade è a vantaggio dei Fnatic Rising, a dire la verità, perché la vita dei due supporti è abbastanza paritaria e le pozioni li porteranno grazie al suo sustain anche Dual un po' più su per quanto riguarda la barra degli HP, e hai preso il flash del supporto in cambio della guarigione di Bin. Un po' particolare la scelta da parte di Dual di cercare un flash così proattivo essendo così vicini però alla torre avversaria. Eri sì, molto pushato, c'era davvero una finestra minuscola per cercare danni a sufficienza. Ci riprova, okay. E ti ripeto, per quanto disponga di X-Flash e quindi il flash principale sia una risorsa che vale sicuramente di meno rispetto al solito, o comunque che vuoi cedere in maniera un po' più tranquilla, è comunque una risorsa e l'hai utilizzata senza trovare praticamente nulla. Però attenzione, perché Maxlor è estremamente proattivo fin da subito, non viene spottato fino a questo momento, ma può essere tardi per Rax e Bin, perché Venzer può pushare, ne ha tutte le possibilità e non c'è Lee Sin. Dall'altra parte però Lee Sin è top lane e potrebbero cercare un dive su Cho'Gath prima del livello 6, quindi non c'è quel burst. Vediamo se Maxlor proverà
utilizzare il suo ingaggio, arriva il teletrasporto da parte di Twisted Fate, ma l'ingaggio è già partito, lo sfinimento utilizzato su Max Nordau, sta tankando, il primo sangue viene ottenuto, scambieranno le vite, le due supporti alla fine prenderanno anche un teletrasporto senza che possano andare a chiudere su Cho'Gath in corsia superiore, un 1 per 1 che potrebbe profumare leggermente di vittoria a prima vista Riders, anche se il tabellone dice il contrario per ora. In questo momento sì, perché per quanto anche Bean disponga di quella pioggia di lame che lo aiuta tantissimo nei trade, con quel punch-in maggiorato, è una Kalista. Stai parlando di uno dei campioni più oppressivi e più forti nelle fasi iniziali, perché oltre agli autoattacchi e alla mobilità che questi comportano, ha anche quello strappo, quella E, che tanto ti permette di ciancare i tuoi avversari. Rivediamolo fin da questo replay. Arriva il push, Maxlor decide di abbandonare momentaneamente Krugs, che si sta scambiando con Lee Sin, che era nella sua giungla, teletrasporto che arriva proprio subito, e cominciano anche i danni. Dual è stato veramente molto importante per scaricare quei pugni nelle mani istantanei e permettere a Benzer di capitalizzare, ma c'è stata anche la kill di ritorno per questo Varus, il quale, contrariamente a Kalista, che ha chiuso subito i Berserker, è andato per un lungo pugnale seghettato e per quella tier. Adesso può cominciare a spammare leggermente di più le sue spell, considerata la rigenerazione di mana che arriva. Comincia ad esserci della letalità dalla sua, che comincia così a scalare assieme a lui e ai suoi stessi livelli. Il farm è in situazione di perfetta parità, anche questo è da riconoscere, ma è un'azione che ha portato comunque 100 gold in più nelle tasche di quella Kalista. Potrebbero farsi sentire, può poggiare quelle Q di Varus, anche quelle stesse E, in maniera molto più agevole, sia grazie alla mobilità che gli viene data dagli autoattacchi, sia anche alla movement speed in più che può vantare rispetto a Varus stesso. E considerato questo spostamento sia di Maxlor che di Kensuke, beh, probabilmente si vuole ripetere lo stesso copione precedente, ma stavolta senza teletrasporti. Stavolta c'è il destino da parte di Set Fate, c'hanno le cannonate, ma potrebbero non essere abbastanza. Bin è già bassissimo in HP, ma troveranno loro la prima uccisione, anche la seconda. Caduto solo l'AD carry, ma sono tre i membri di Movistar Riders a cadere per una double kill su Deyor. Che disastro Movistar! Disfatta completa, e non c'è stato neanche bisogno dell'intervento di Pride, che semplicemente è tornato in casa base, ha capitalizzato, c'è una scindala sua, doppio Ruby Crystal. Marky non si è potuto muovere perché non aveva il teletrasporto, quindi cercare un'azione di questo tipo sapendo di avere un teleport disadvantage è stato veramente disgraziato dai Movistar. Guarda come quel TF si stava già portando in zona di destino non appena si sono accorti della presenza di LeBlanc. È arrivato all'istante, Bean si è salvato inizialmente per il rotto della cuffia grazie ad uno scudo ricevuto da Rakan, ma non è stato poi abbastanza per capitalizzare. E queste sono due kill e anche due assist per un Twisted Fate che a 7 minuti oltre ai Mercury vanta un cronografo dalla sua, era stato messo lì grazie alle proprie rune, questo c'è da dirlo, ma a breve arriveranno delle ulteriori risorse, arriverà il soggetto mitico, quell'Everfrost non è più così lontano a giudicare da quei 1200 gold che i Fnatic Rising possono vantare nei confronti dei loro diretti avversari. E oltre a questo, hai dato una kill e un assist ad un Lee Sin in early game. Per quanto anche il tuo Viego disponga di una di esse, è un Lee Sin. Stai parlando di un Monaco. Sappiamo di quali giocate proattive, di quale playmaking sia dotato questo champion. E magari vederlo snowballare nelle prossime fasi di partita, nella transizione verso il mid game, potrebbe far sì che in quelle di late non si tratti soltanto di un pulsante mobile con scritto R in testa per cercare di mettere fuori posizione Kalista. Può trattarsi di un campione che può portare del danno, dell'utilità maggiore. Kensuke col chunk nel mentre. Kensuke, ottimo trade, anche se va a mancare le sue catene etere, ma sta facendo fruttare quello che ha dalla sua, ovvero un capitolo perduto. Dall'altra parte c'è resistenza magica, quindi Deyor potrebbe salvarsi, non potrebbe invece salvarsi forse Marky in questo caso, costretto a flashare via anche il banchetto, ma l'onda sonica non va a taggare il top laner dei Movistar Riders. Sarebbe stato interessante vedere un all-in e vedere come e se Marky sarebbe stato in grado di rigirare questa situazione con la sua suprema disposizione, ma questo flash vuol dire libero accesso al messaggero della Landa con il primo drago che sta venendo per ora ignorato. E anzi no, Maxi cambia idea perché sa che può arrivare il dive, non c'è il flash su Cho'Gath, non c'è nulla,
ma ora deve stare attento perché i Riders hanno letto il movimento e sono lì in zona. E Kensuke ha trovato Deior un'altra volta nell'Electroshock a proccare, a togliere metà la parata di HP di Set Fate. L'ingaggio perfetto da parte di Dual, ancora una volta trova tanti danni e tanto tempo. Le cannonate a disincentivare un fight, sta arrivando anche Cho'Gath, sono ancora una volta tutti lì con Kensuke che balla al di là del muro. 5 persone di Movistar Riders, sta arrivando anche Bin, quindi potremo avere un fight vero e proprio, un 5 contro 5 già molto presto. No, i Fnatic Rising se ne vanno e lasceranno tutto quanto ai Movistar Riders, con anche una prima stack di banchetto conquistata da Cho'Gath. Non potevano andare a contestare in una fase come quella. Deior era troppo basso, c'erano dei problemi anche per Rax, che sta recollando proprio in questo momento ed era già basso di suo. Non bisogna dimenticare che c'era l'interezza del team dei Movistar in quella zona e questo poteva significare disfatta totale. Attenzione perché Max è in zona, Marchi non lo sa, manca anche il banchetto, ma c'è Maxlor. Esatto. Attenzione. E c'è il sentinello della mietitura che è l'indizio più importante e più, lo ripeto spesso, terrificante, ma potrebbe non essere abbastanza perché il destino se ne infischia di quella nebbia. Arriva comunque il gank da lontanissimo from downtown con la schiacciata della carta gialla di Deior sulla testa di Marchi e Cho'Gath cadrà comunque, quindi buona uccisione e buona giocata. Tanto tempo perso anche da Maxlor che inizia ad avere uno svantaggio consistente in gold. Stanno cominciando ad impennare per davvero questi Movistar e lo vediamo, anzi perdonatemi, questi Fnatic con lapsus grandissimo, ma attenzione a Dual, un altro teletrasporto utilizzato. Oh, tutto utilizzato da Venzer, flash, guarigione e anche la sua suprema, esatto, per richiamare a sé Dual. Qua non credo fosse necessario flashare e utilizzare la guarigione per allontanarsi, visto che non c'era stato l'aggro della torre e c'era tutto il tempo del mondo, però ok, è sicuramente una scelta quella. Credo sia stato un misclick arrivati a questo punto, perché era effettivamente molto inutile l'utilizzo almeno della guarigione. Posso capire il flash per portarti in zona franca e avere il coltello dalla parte del manico grazie alla tua suprema per spostare anche Seth che si trovava in una brutta posizione, ma Lial, come hai sostenuto anche tu, era forse un po' troppo, era un qualcosa che non ti serviva. E qui, all'undicesimo minuto, nonostante la presenza di Cho'Gath e di Kalista, ci si porta su quello che è il primo drago del match, un drago montuoso, vai a mettere dalla tua un po' di risorse difensive, può darti una mano di sicuro, Dual con un X-Flash per intimidire Deior, il tutto non è assolutamente abbastanza, obiettivo capitalizzato, adesso sembra che la situazione per qualche secondo sia un po' più rilassata. Abbiamo un po' di tempo per andare ad analizzare. Guarda già Gangplank, guarda quanto è diverso il suo status in questo momento rispetto alla partita precedente. 0-0-4 per lui, Divine Sunderer che sta già per arrivare, ci sono praticamente tutti e tre gli oggetti che lo compongono, manca soltanto il mitico in sé. 109 minion e sta riuscendo a staccare quel Cho'Gath, era abbastanza prevedibile alla fine questa sorte della laning phase. Ma quanta più proattività ci sta mettendo Pride. L'abilitazione da parte di quell'Isin e soprattutto di quel TF che sta spendendo destini su destini per capitalizzare ai danni di jungler e top laner avversario sta facendo davvero la differenza. Ci sono 2000 gold di vantaggio per i Fnatic Rising a 12 minuti e mezzo di partita, cosa che precedentemente non ci saremmo assolutamente mai aspettati, perché i Movistar qui si trovavano già con un saldo vantaggio dalla loro. C'era stato un primo sangue su Kai'Sa, c'erano state delle ulteriori risorse nelle mani di quello che era uno Xin Zhao per Maxlor, ma soprattutto per Cho'Gath. E attenzione perché ancora una volta, questa volta però per Venzer c'è veramente poco da fare. La combo di controlli e dei danni è semplicemente troppo facile da eseguire da parte dei Fnatic Rising. Anche il saltellio del grillo Kalista non lo può aiutare a salvarsi davvero, tra l'altro senza Summoner Spell utilizzato in precedenza, quindi quel Rakan che si avvicina con la sua toccata e fuga è semplicemente inarrestabile. Utilizzate il messaggero per il corsia centrale perché vogliono cercare un trade e potrebbero, anzi, troveranno la prima torre, molto importante. Questi gold trovati sia da LeBlanc che da Viego, perché Twisted Fate è ricco, ma Twisted Fate può accelerare i compagni, non è un campione che scala così tanto bene. Se LeBlanc trova quelle risorse invece diventa inarrestabile, l'abbiamo visto i danni che è riuscito a fare al mid lane dell'avversario, anche con uno svantaggio di risorse e di statistiche semplicemente. Non aveva penetrazione, mentre Deior aveva resistenza magica.
È comunque una LeBlanc, è comunque un assassino che fa dell'in and out un po' la sua signature, se vogliamo. Può trovare questi chunk anche grazie all'electrocute che abbiamo visto andare ad essere proccato proprio pochi secondi fa ai danni di questo Deior, ma continuano questi Fnatic in qualche modo, per quanto adesso abbiano perso la prima torre, anzi, per quanto abbiano cercato di salvarla senza successo, hanno comunque un Lee Sin forte di succhiasangue, forte già di un Phage, un Gangplank che sta cominciando a scalare, un TF che ha preso il suo gelo perenne, adesso c'è il solito cronografo, 7 stack su questi Gillo Oscuro, ci sono dei Mercury, un Varus soprattutto con 141 stack di Lacrima della Dea e una Draktar completa dalla sua. Quelle sono tante statistiche che al momento i Movistar non hanno assolutamente la possibilità di andare a matchare. Kalista non è riuscita a capitalizzare in quel vantaggio da early game di cui avevamo parlato all'inizio. Non sei riuscito a trovare una lane proattiva. Lo stesso Sett ha perso in maniera abbastanza importante contro Rakan, regalando risorse e favori a questo Varus. Potrebbe essere un grosso problema per i Movistar, perché neanche LeBlanc, nonostante lo hai detto, non ha bisogno di tutte queste risorse iniziali per trovare il suo burst nelle fasi più avanzate, sta facendo fatica. C'è soltanto Viego, praticamente, che in qualche modo si sta mantenendo in forma, senza contare Cho'Gath, che ha bisogno di scalare, ha bisogno di diventare sempre più grosso anche a livello fisico, e con quei banchetti ci vorrà ancora un po' di tempo. Ma situazione che sembra saldamente nelle mani dei Fnatic, perché possono andare a scalare e con quel Gangplank, e con quel Twisted Fate, e con quel Rakan. Però Cho'Gath potrebbe essere veramente la chiave. Adesso ho trovato anche il Camp Tank Turbo, ho trovato anche Bin, cancellato. Cosa ci faceva Varus da solo contro Diego, LeBlanc e Sett in quella zona di giungla? Lo vedremo forse solo dal replay. Ora Venzer costretto a proxare perché le cannonate di Gangplank hanno preso tanto tempo. E dicevo, Cho'Gath può essere pericoloso perché ha il Camp Tank Turbo. Cho'Gath può inseguire gli avversari, soffre tanto il range a disposizione dei Fnatic Rising, ma quello è uno strumento così, così importante, insomma, semplicemente per potersi avvicinare più pericolosamente agli avversari con quella velocità aumentata ed anche avere più ability haste grazie alla passiva mitica che gli permette di utilizzare i banchetti più spesso. Ma occhio perché si ingaggia di nuovo, toccate fuga e destino, il calcio è perfetto da parte di Maxi, proverando l'esecuzione sul supporto avversario e i Movistar devono nuovamente scappare. Mark è l'unica che ha trovato una kill in questo caso. Maxlar sotto la torre, taggato dalla Q di Lee Sin che parte nuovamente e l'uccisione sarà trovata da Deijor, una doppia per lui. Ho 3 kill perché è rimasto anche Kenzuke, che ora sta provando a danzare intorno agli avversari, fa utilizzare le catene della corruzione al Varus avversario. Ma cosa ti importa se sei Fnatic Rising? Non c'è modo che quella LeBlanc possa contestare questa torre o questo drago che saranno conquistati ora dal team inglese. E questo è il punto debole più grosso per la formazione dei Movistar, la mancanza di potenziale di teamfight contro una squadra che invece dalla sua, tra i barili di Gangplank, la ulti dello stesso, anche Twisted Fate, Lee Sin, Rakan e anche Varus, può fare proprio dei combattimenti il suo metodo migliore per avanzare e trovare risorse. Guardali qui, per quanto Marky abbia capitalizzato su Rakan, non è stato abbastanza, perché sì, hai tolto dai conti un playmaking support, ma tutto il resto del suo team era ancora lì a fare danni, ancora sveglio e ancora ben lontano da morire, con tutte quelle barre degli HP piene. Quel TF adesso è 4-0-5, sono davvero tante quelle kill. L'archibugio a ripetizione è già comparso, 10 stack di Dark Seal, un architettamento perfetto di questo fight ha portato i Fnatic Rising ormai sulle 3.000 unità d'oro di vantaggio. Ci stanno provando i Movistar, questo è assolutamente da dire, ma non stanno riuscendo a trovare le condizioni di vittoria della loro comp. Lo ripeto ancora una volta, volevi che quella Kalista diventasse più forte in early, volevi che quella LeBlanc trovasse più snowball, volevi che quel Viego fosse più proattivo e non ci sei riuscito. Attenti, si fighta! Si lancia dentro col pezzo grosso, perfetto, utilizzato da Sett, ma ancora una volta la toccata e fuga da parte di Rakan fa la differenza e all'improvviso sono chiusi da tutti gli angoli i Movistar Riders. Sono altre 3 uccisioni grasse anche all'intervento di Dario Quentin Sport, il destino che arriva adesso ad inseguire proprio Venzer, l'ultimo rimasto in piedi. Non è una casa, ha tanta mobilità ma forse non abbastanza, ci sta provando in tutti i modi. C'è ancora il flash a disposizione di Dayor, utilizzato adesso la carta gialla al di là del muro, l'arco scudo prenderà solo un pelino di tempo per Kalista,
13-4 complessive e Pride si sta prendendo una torre. Vediamo il duello con Cho'Gath adesso, perché sicuramente succederà qualcosa. Ci sarà un fight, Cho'Gath è colossale, Pride è costretto a flashare via. Il knock-up utilizzato, il banchetto, una solo kill. Gigante, gnam gnam gnam, dice Marchi. Bellissimo qui l'intervento di questo Cho'Gath. Sapeva che Gameplay era lì, overesteso, non aveva risorse per andare via, non c'era flash. Anzi, c'era ed è stato anche utilizzato, ma non c'era teletrasporto. Non c'era neanche la ultimate, ancora per qualche secondo. E quindi vai lì, con il tuo Kentan Turbo, vuoi corrergli in faccia, hai quel corpetto di rovi dalla tua che ti permette di resistere a quegli auto-attacchi, e non c'è niente che quel Gangplank potesse fare per sopravvivere, nonostante il suo score ottimo e tutta quella itemizzazione così positiva. Ma rivediamo per un attimo il replay dell'azione precedente, perché i Movistar vanno a chiudersi all'interno di un choke point contro un team composto da un Varus, da un Rakan, e poi naturalmente le conseguenze sono queste: una disfatta totale anche grazie al destino di Deior, che trova la carta gialla, e poi la Q ai danni di LeBlanc, portata a casa la sua vita. Magra consolazione alla fine, se ci pensi, per i Movistar e per questo Marchi nello specifico, che di utilità ne sta portando al suo team, ma è davvero poca rispetto a quello che volevi. Attenzione, Sneaky Baron qui, ma li hanno appena spottati i Fnatic con quella ward. Il Baron però potrebbe cadere veramente in fretta con Cho'Gath e Kalista, quindi vediamo cosa faranno i Movistar Raiders, ma i Fnatic sono già tutti lì. Maxi era l'ultimo ad arrivare, toccata e fuga attivata, va a trovare solamente Venzer nella backline e Bin va a fare il resto cancellando Kalista dall'equazione. Sono tutti nel pit di Movistar, ma viene anche rubato il Barone Nashor, e questa è una carneficina. Facile, facile con tre uccisioni per un Gangplank che sta vivendo davvero una vita da corsaro adesso. L'abbiamo detto, invincibile armata contro Royal Marine, e questo pirata sta facendo tutta la differenza nella battaglia navale che i Fnatic hanno instaurato. Un'azione veramente sconsiderata ancora una volta da questi Movistar. Sanno che si trovano in difficoltà e stanno cercando di premere sull'acceleratore per guadagnare un po' di quelle risorse che tra l'early e il mid game dovevano già avere. Ma il tutto è una disfatta totale, perché non solo non ci scappa l'ace, anzi ci scappa l'ace, ma ci sono state anche tante unità d'oro regalate per la presa del Baron, che è andato ai Fnatic Rising. 6 torri a 3 in questo momento, 5400 e passa unità d'oro di vantaggio per il team blu. E questa volta, caro Giovannetti, stiamo vedendo il punto di non ritorno, ma lo stiamo vedendo dall'altro lato della mappa. È qualcosa di veramente fenomenale, se vai a pensare quanto era stato grosso il divario nella partita precedente. Oltre 11.000 unità d'oro di vantaggio, anzi adesso leggermente di meno in casa inglese, ma quel Gangplank 5-1-10, Pride si è finalmente svegliato. Oltre a quel Divine Sunder, a quel Serilda, uno slow che con i barili vai ad applicare in maniera perfetta su tutto il team avversario, riduzione degli scudi con la Serpent Fang e naturalmente anche dell'ulteriore letalità messa dalla sua, Lucidity per ridurre la CDR, sta facendo veramente la partita della vita. Per non parlare del tomo di Mejai che compare in quel TF, 16 stack su di lui e guarda i danni di Bin dalla distanza. Questo è un assedio bello e buono, se lo possono permettere con l'archibugio a ripetizione di TF e le frecce penetranti di quel Varus. Non c'è modo in questo istante per i Movistar di andare a contestare, non c'è range dalla loro. Stanno provando, è stata utilizzata anche la Suprema da parte di Venzer per cercare un ingaggio, ma Maxi semplicemente prende tantissimo tempo su Dual e troverà anche l'uccisione sul supporto avversario. Il supporto dei Fnatic si lancia dentro per lasciare la seconda e doppia uccisione a Maxi. Cade il primo inibitore e sembra già che a 22 minuti e 50 secondi potremmo avere l'azione che conclude un game molto dominato da parte dei Fnatic Rising. Rispondono ad un primo stomp di Kennen con uno stomp di team fenomenale e la serie all'improvviso è in parità 1-1. Palla al centro dopo questo game numero 2. Se prima non potevamo parlare di stomp ai danni dei Fnatic Rising, adesso possiamo sì parlare di stomp, ma in favore e ad opera del team inglese. Una partita congegnata alla perfezione sotto ogni singolo aspetto, ma come diamo i meriti a questi Fnatic Rising, dobbiamo dare i demeriti ai Movistar. Sono entrati in campo con una mentalità completamente diversa rispetto alla partita precedente. Probabilmente durante la pausa hanno
in qualche modo sottovalutato i loro nemici con una Sinner comp che non ha assolutamente dato i risultati sperati, e questa è stata la chiave per la loro disfatta. Potevano essere già al match point. È vero che Kennen era bannato, ma arrivati a questo punto mi viene da dire: era quella la tua unica arma? Ti sei presentato ai quarti di finale di uno European Master con l'unica freccia nel tuo arco che era un Kennen? Basta bannarla quella comp, non c'è problema. Banni Kennen, banni Xin Zhao, non c'è più la possibilità di portare un dive così preponderante e così aggressivo ai danni del team avversario. Vai a mettere dal lato un Cho'Gath? Benissimo, strumento che può andare verso il mid to late game, ma tutto il resto della comp aveva un bisogno fondamentale di capitalizzare nell'early to mid. Quella LeBlanc, lo stesso Viego, per non parlare poi di Kalista, che aveva tanto sulle sue spalle, tanto peso, piace tanto ai coreani, ma per un motivo ben preciso: le loro comp permettono di utilizzarla al 100% del suo potenziale, cosa che in questo caso non è stata possibile. Ha fatto meno danni di Seth, meno danni di Viego, guarda quel grafico, è una bruttissima prestazione questa in casa Movistar. Fa male, non c'è altro modo di dirlo, fa veramente male. 4000 danni per una di carry che, ok, fa tanti danni sul singolo bersaglio se riesce a trovare tanto, e Viego e Seth hanno danni ad aria, quindi ovviamente c'è quella differenza, però wow, fa veramente veramente male da vedere. Purtroppo c'è poco da dire, i Movistar Riders sono stati completamente cancellati. Primo dive eseguito bene, hai concesso comunque qualcosa, ma l'hai eseguito bene, hai cercato di ripetere quella stessa azione, non ha funzionato, e da lì in poi disfatta colossale. E tra l'altro ho parlato, giustamente abbiamo anzi parlato tantissimo di Pride, ma mio Dio Rax, c'è un motivo se li abbiamo visto overare e selezionare Rakan molto spesso, se l'abbiamo visto bannato nei suoi confronti. Questa performance ci ha regalato veramente tantissime emozioni. È stata una partita spettacolare in casa Fnatic Rising, e lo stiamo rivedendo da questi replay, e specialmente da questo. In questo momento qui si sono decise veramente le sorti di un incontro che già di per sé era abbastanza in favore di questo team blu. Viene stilato questo barone Nashor grazie allo smite di Lee Sin, che va a superare sia quello di Viego che il chomp chomp di Cho'Gath. È espulito per questi Fnatic Rising, tanti soldi, tante ricchezze, oltre 5000 unità d'oro solo in quella singola azione. È un capitale nel vero senso della parola. E la partita da lì è stata veramente solo che in discesa, non c'era più possibilità alcuna per i Movistar di recuperare. Avevi possibilità di assedio, perché dalla tua avevi un discreto quantitativo di range, c'era Gangplank che con i suoi barili poteva andare ad arrassarti dalla distanza, c'era soprattutto Varus con le sue frecce penetranti che poteva poi spostarsi con la sua letalità, che ha effetto anche contro le torri, contro le strutture, ricordiamolo, andare a distruggere queste ultime. Rakan, che con quel suo playmaking poteva utilizzare i propri compagni di squadra come ponte per andare al knock-up, per andare al charm, a fare veramente di tutto e a rendersi effettivamente un creatore di gioco, di azioni, dettava il ritmo proprio della partita. E Twisted Fate, se di range parlavamo, non possiamo dimenticarci di questo lanciatore di carte forte anche di archibugio a ripetizione, che andava ad aumentare quel range in maniera ancora più prepotente. E questo è stato effettivamente un grande capolavoro per i Fnatic Rising. Finalmente li abbiamo visti risplendere, ma c'è una cosa che ancora mi lascia un po' perplesso. Voglio vedere Bin performare ancora meglio di così. Sì, Bin comunque vada non è stato il protagonista assoluto in questa partita. Era su un Varus, che è un campione che può fare tanto male, ma non è il campione più spettacolare, diciamo, su cui vedere, su cui puoi rispondere, specialmente se il tuo supporto ha deciso di giocare Rakan in questo modo. Ovviamente vieni un po' eclissato da questo punto di vista. Però sì, è vero, potrebbe mettere qualcosina in più. E è strano perché, a giudicare dalla draft, dalla ban phase di questo game, mi aspettavo di vedere dei Fnatic molto più in palla, ma questo reset è colossale e a questo punto resettiamo davvero anche noi. 1-1, palla al centro, abbiamo una serie, signore e signori, lanciamo tutti quanti gli stereotipi che si dicono in queste occasioni, ma pausa e torniamo tra poco con il game 3.